Ok, visto che adesso sappiamo che i tralicci di corrente non sono in linea retta, abbiamo deciso di fare un esperimento per illustrare questo. Abbiamo sistemato dei piloni con i Lego su una curva sopra un tavolo perfettamente piano, come potete vedere. I piloni sono tutti della stessa altezza. Ora, se abbassiamo la fotocamera, l'orizzonte si avvicina a noi e il bordo del tavolo diventa invisibile. O meglio, il bordo del tavolo sparisce dietro alla linea del nuovo orizzonte che si è creato abbassando la fotocamera. Tenete presente che su questo tavolo non esistono condizioni atmosferiche che renderebbero più difficile vedere cosa c'è oltre la linea del nostro orizzonte nel mondo reale. Inoltre, tenete presente che questo tavolo è lungo solo 180 cm. Immaginate come sarebbe se fosse lungo 37 km. Ora, osserviamo i piloni della Lego. Non sembra che vadano dietro la curvatura o è semplicemente un'illusione ottica. Osservate la sommità di questi piloni. Ora guardate alla parte inferiore. Avendo la linea dell'orizzonte più vicina a noi rispetto all'ultimo pilone, gli ultimi quattro piloni sembra siano dietro la curvatura. Se andassimo a zoomare molto, li riporteremo in vista, ma ovviamente se ci sono condizioni atmosferiche avverse o rifrazione, sarebbe impossibile riportarle in vista. Quindi, nel mondo reale, non importa quanto sia potente il vostro telescopio, quello che si trova dietro alla linea dell'orizzonte, coperta dalla zona di transizione di densità non uniforme, rimarrà dietro essa. Se mettessimo un pezzo di vetro su questo tavolo, allora le cose comincerebbero a sparire dietro a questo e non avremmo nessuna possibilità di vederle ancora. E se questo pezzo di vetro fosse alto solo 2 cm, sparirebbe anche un Titanic perché mentre si allontana da voi diventa sempre più piccolo fino a sparire dietro esso. Ovviamente se questo pezzo di vetro fosse spesso e alto, sparirebbe ancora prima di diventare piccolo. Ecco come funziona l'atmosfera. Parleremo di questo nei dettagli in un altro video. Ma per adesso divertitevi a guardare la curvatura sul tavolo piatto. New Orleans è chiamata la città della seconda occasione, ma qui neanche il globo ha questa seconda occasione. L'acqua curva non si è trovata né qui né da nessuna altra parte. Le contraddizioni non esistono. Ogni volta che vi trovate di fronte ad una contraddizione, verificate le vostre ipotesi. Scoprirete che una di esse è sbagliata.